L'argomento di cui dobbiamo parlare oggi è un problema riguardante le grafiche dei giochi fatti su Game Maker. Praticamente è un problema piuttosto comune, cioè se si cerca su internet, noi ne siamo venuti a sapere ultimamente, diciamo ci siamo informati molto ultimamente e abbiamo avuto a che fare con questo problema. E se cercate proprio si trovano molte persone su, che ne so, forum, molte robe che hanno avuto questo problema. In cosa consiste? È un problema di stretch dei pixel. In poche parole, voi avete il vostro gioco, la vostra finestra di gioco, e invece che vederlo tutto normale, come dovrebbe essere, è come se alcune colonne di pixel o alcune righe fossero più grosse, o a volte anche alcune più fine delle altre. Creando effettivamente una distorsione dei disegni rispetto a come li avete creati voi nell'editor. Ora, chiaramente per farvi capire bene sarebbe meglio farvi vedere un esempio, tuttavia essendo in formato di live è difficile farvi vedere con una qualità sufficiente per farvi notare l'errore. Quindi vi consiglierei di provare a cercare proprio su internet Game Maker, tipo sprite, stretch, qualcosa del genere, e trovate proprio molte documentazioni su questo problema. E quindi sì, rispetto a come voi create uno sprite nell'editor di Game Maker, quando fate partire il gioco, alcuni pixel sono storti, sono più larghi, più fini, cose del genere. Brutto da vedere. Quindi, vediamo prima di tutto da cos'è provocato. Allora, il problema, allora, vediamo prima di tutto un paio di concetti, diciamo concetti un po' di base. Allora, ci serve capire bene cos'è la dimensione della view nella stanza e della finestra di gioco. Ora, la view è quella che voi nella vostra stanza, andate in una room, a sinistra avete l'editor con tutte le impostazioni e avete anche per impostare le dimensioni della view. Tra parentesi, potete farlo anche tramite codice, ovviamente. Però, è per darvi l'idea. Quindi abbiamo una sezione dedicata proprio alle view, possiamo dichiarare una dimensione della view, che questa è la parte della stanza che il giocatore vedrà. Quindi possiamo fare o tutta la stanza o una determinata parte che magari poi segue il personaggio. Questa è la dimensione della view. La dimensione della finestra è invece, conta la dimensione in pixel fisici proprio lo schermo del tuo computer, la dimensione in questi pixel nella quale viene disegnata la finestra di gioco. Ora, il problema che vi ho esposto si crea quando la dimensione della finestra di gioco non è un multiplo intero della dimensione della view. Facciamo un esempio pratico. Mettiamo che io ho un gioco che ha come dimensione della view 100%, per semplificarci i calcoli, no? Quindi abbiamo 100%. Se io facessi nelle impostazioni, gli dico che la dimensione del... vediamo, qua mi conviene iniziare a condividere lo schermo. Quindi facciamo via un attimo. Quindi stavamo dicendo... abbiamo questo problema, no, di stretch dei pixel. Quindi abbiamo la dimensione della view nella stanza e la dimensione della finestra di gioco. Ora, abbiamo fatto l'esempio, dimensione della view 100%. Quindi, mettiamo che io ho uno sprite, no? Non so, dimensione classica, tipo 32x32. Ho disegnato bene tutto il mio sprite, mettiamo che c'è un determinato pixel, io segno soltanto questo. Grazie. Io segno solo sto pixel, no? Questo è un pixel a caso scelto dal mio sprite. Se la finestra del gioco è grande 200x200, il che vuol dire precisamente il doppio della dimensione della view, cosa accadrà a sto pixel? Viene raddoppiata la dimensione, diciamo, del lato, no? Perché questo qua diventa praticamente come fosse 4 pixel. Quindi viene raddoppiata la dimensione del lato, quindi la sua area effettivamente diventa il quadruplo. Quindi
qual è l'effetto? Abbiamo comunque un risultato pulito, da 1 diventano 4, un quadrato così. Se invece volessi fare 300x300 come dimensione della finestra, ancora piuttosto semplice, basta che faccio un altro quadrato, un altro quadrato stavolta di 3x3. E tutto questa cosa funziona per tutte le dimensioni della finestra di gioco che sono multipli precisi di 100x100, o più in generale multipli precisi della mia dimensione della view. Cosa succede se per esempio però io ho dimensione della view 100x100 ancora, ma metto dimensione della finestra per esempio a 150x150? Questo pixel che ho di base, cosa gli succede? Non è che posso moltiplicare un pixel per 1,5, perché per quanto piccoli, i pixel che ho sullo schermo sono ben separati, quindi non posso fare moltiplicare per 1,5. Il risultato è che una colonna di pixel verrà lasciata uguale, mentre una colonna verrà raddoppiata. Quindi se per esempio qua avessi avuto, mettiamo che il disegno originale era tipo un pixel alternato, un pixel nero e uno rosso per esempio, no? Nella versione strecciata, quindi se ho questo problema di sbagliate proporzioni tra dimensione della view e della finestra di gioco, così si vede meglio. In realtà è il massimo. Ah, caspita. Non riesci a fare i pixel un po' più grandi? Sì, riesco. Allora facciamo così. Ok, vediamo per esempio, facciamo, ma sì, dai, rosso. Ok, mettiamo che questo era il nostro disegno di partenza, come l'abbiamo fatto nell'editor, no? Ora, una colonna di pixel verrebbe tenuta normale, una colonna verrebbe raddoppiata, visto che appunto abbiamo questo rapporto un po' sballato. Ora, teniamo conto che comunque qua una colonna equivale alla larghezza di una parte uguale di colore. Quindi il risultato sarebbe qualcosa del tipo questo pixel lasciato normale, quello rosso invece gliene mettiamo, verrebbe raddoppiato, quindi verrebbe così, poi di nuovo nero, boh, avete già capito, un po' uno schifo. Ora, visto che comunque i pixel sono piuttosto piccoli, in genere si nota piuttosto poco, ma in base alle diverse situazioni potrebbe capitare casi in cui è davvero molto fastidiosa questa cosa. Quindi abbiamo detto, il problema principale è il rapporto sbagliato di dimensioni, tra dimensione della view e della finestra. Ora, voi potete impostare la dimensione del port on screen. Facciamo che velocemente apro Game Maker. Potete impostare la dimensione del port on screen, no? E dite, boh, semplice, basta che metto questo come multiplo della view. Semplice. Il problema viene fuori quando voi volete fare un gioco che va a full screen. Quindi vediamo, velocemente apro il progetto se ce l'ho ancora qua dell'ultima volta. Pathfinding, credo fosse questo. Quindi allora, qua nella stanza avete il menu dell'editor, avete qua le robe sulle impostazioni per la view, avete una cosa proprio chiamata Camera Properties, impostate le dimensioni della view, quello di cui vi parlavo finora. Qua sotto invece c'è Viewport, quindi questa è proprio la dimensione della finestra. Voi se impostate questo come multiplo preciso non avete problemi. Se però voi volete fare un gioco full screen, quindi per esempio mettete questa punta qua, Start Full Screen, iniziano i problemi. Perché è molto difficile che voi abbiate un monitor che sia che abbia proprio delle dimensioni multipli precisi della finestra di gioco che avete scelto. E anche se fosse così, il gioco voi dovete distribuirlo. I giocatori che giocheranno il vostro gioco non avranno tutti un computer uguale. Quindi c'è questo problema.
Ok, con questo direi che il problema ve l'ho spiegato abbastanza. Ora da vedere come si può risolvere. Quindi, cosa si può fare? La soluzione di base è usare una cosa chiamata application surface, o meglio, più che usarla, lavorare su questa, apportargli delle modifiche. Cos'è l'application surface? È una surface di base. Ora, se avete visto l'episodio sulle surface che avevamo fatto nei tutorial, ok, altrimenti faccio una spiegazione rapida. Praticamente è uno spazio che create come... Sì, è un po' difficile da spiegare. È una superficie che create, surface appunto, dove disegnare le cose. Ora, voi se create diverse superfici, potete a una di queste apportare delle proprietà particolari. L'esempio base è se volete creare un effetto di luce. Create una surface che sia disegnata sopra tutto quanto e che è nera o magari grigia, dipende da quanto volete far scuro, a parte dove ci sono degli oggetti. Lì fate l'effetto di luce che svanisce. Ora, una cosa interessante è che in realtà tutte le cose che vedete quando giocate al vostro gioco sono disegnate su una surface. È una cosa che si chiama application surface. Praticamente è una cosa predefinita in GameMaker e ogni volta che... cioè ogni oggetto che è visibile o ogni cosa che è disegnata con un draw, GameMaker dice di disegnare questa cosa sull'application surface e dopo automaticamente disegna questa application surface per renderla visibile al giocatore. Ora, è un concetto un po' astratto, però in generale tenete conto di base, l'application surface è ciò che vedete di solito. Noi andremo ad apportarci delle modifiche per evitare il problema che abbiamo descritto prima, lo stretch dei pixel. Ora, io qua, in realtà potrei fare anche su GameMaker, però non so se magari qua si vede meglio come scrivo. Sì, posso ingrandire, meglio qua. Quindi, la cosa migliore da fare è creare un oggetto apposito, per esempio una cosa chiamata OBJ Draw. Io avevo fatto così nel progetto dove ho provato questa soluzione. Deve essere un oggetto persistente, quindi mettiamo un paio di punti, va. Quindi, oggetto persistente che si occupa di disegnare tutto praticamente. Ora facciamo un riassunto veloce. L'idea è: disattiviamo la capacità di GameMaker di disegnare automaticamente l'application surface. Cioè, di solito GameMaker fa tutto in automatico, no? Gli diciamo di non fare niente a lui riguardo all'application surface. Noi gli apportiamo le modifiche che ci interessano e poi noi la disegniamo. Quindi tutto questo sarà fatto in questo oggetto. Poi gli diciamo velocemente disattiviamo la gestione automatica di GameMaker dell'application surface per poterla disegnare noi come ci pare. Bene, come lo facciamo? Mettiamo che siamo nel create del OBJ draw. Qua dentro dovremo scrivere delle cose. Prima di tutto c'è una funzione chiamata facciamo che vedo su GameMaker velocemente. Allora, andiamo qua in un posto a caso. Dovrebbe essere tipo application, sì, esatto, application surface draw enable. Ok, allora application surface draw enable, e qua dobbiamo specificargli tra parentesi un valore true o false,
Quindi gli stiamo dicendo se vogliamo attivare o disattivare la fase di disegnamento, diciamo, il fatto che venga disegnata questa application surface. Quindi gli diciamo false. In poche parole diciamo Game Maker, non disegnare l'application surface. Poi, allora, se volete fare il gioco full screen, a parte che, cioè, se non volete fare il gioco full screen, in realtà non avete questo problema, perché se volete fare una finestra che non è a schermo intero, non c'è il problema, basta che fate un numero che è un multiplo, no? Se invece vi serve fare full screen, dovete usare la funzione window set full screen true. Controllo che sia giusta velocemente perché no, ho sbagliato. Window set full screen, esatto, giusto. Quindi con window set full screen gli diciamo che impostiamo full screen, semplicissimo. Ora creiamo due variabili, le chiamiamo per esempio window width e window height, e sono molto semplicemente la dimensione proprio dello schermo, del display praticamente, le dimensioni del display sul quale sta andando il gioco. Per prendere queste dimensioni si usano due funzioni molto semplici che sono window get window o display window, no, display display get width e display get height, e così abbiamo queste due variabili che indicano quanto è largo e alto il nostro schermo. Come lo usiamo? Allora, usiamo una funzione che si chiama, anche questa piuttosto semplice, surface resize. Ora notate che noi qua abbiamo disattivato il fatto che l'application surface venga disegnata, però l'application surface esiste ancora. C'è un'altra funzione che è proprio application surface enable senza draw, che disattiva l'application surface. Qua noi non la stiamo disattivando, la stiamo solamente, cioè esiste ancora ma non la facciamo disegnare. Quindi gli diciamo surface resize, questa funzione ti chiede tre parametri, la surface che vuoi modificare e poi la larghezza e altezza, larghezza e altezza nuove a cui portare questa surface. Quindi ovviamente gli specifichiamo application surface e poi gli diciamo, allora qua dipende un po', perché se noi gli dicessimo window width che è la variabile che abbiamo salvato e window height, così praticamente metteremo il gioco a schermo intero, ma nel senso che proprio occuperebbe ogni angolo dello schermo, non ci sarebbero neanche bande nere ai lati. Questo non è giusto, nel senso che non ogni schermo ha lo stesso rapporto di dimensioni. Quindi mettiamo che voi avete un gioco che è per esempio in rapporto 16 noni, no? L'avete fatto apposta. Su un computer tendenzialmente dovrebbe essere giusto, quindi avere lo stesso giusto rapporto di dimensioni, ma se per esempio volete portarlo su un telefono, spesso i telefoni hanno un rapporto, hanno il lato lungo più lungo rispetto a come su un computer. Morale della favola, ci conviene creare due variabili, che per esempio potrebbe essere, se qua abbiamo usato window, facciamo per esempio game width uguale a, vediamo cosa tra poco, e poi game height uguale a qualcos'altro. Ora game height mettiamo che è uguale a proprio window height. Questo perché se dovete lasciare dello spazio vuoto nello schermo, si lascia spazio vuoto, bande nere ai lati. Cioè, dipende ovviamente come
dovete fare il gioco. Però mettiamo che è un gioco classico giocato in orizzontale, no? Se c'è dello spazio vuoto ai lati. Quindi cosa stiamo facendo? Gli diciamo che in altezza il gioco deve occupare tutto lo schermo. In larghezza vediamo se vediamo come ci sta. Quindi in poche parole gli diciamo game width, quindi la larghezza sarà qualcosa del tipo game height per un certo rapporto. Cioè mettiamo, non so, per esempio avete un gioco che è 480x320 di dimensioni, quindi largo 480, alto 320, qua dovreste dirgli per 480 diviso 320. Se invece stiamo facendo l'esempio di prima, quindi dimensione 100x100, qua sarebbe da lasciare inalterato. Quindi per ora diciamogli semplicemente per qualcosa tipo aspect ratio, che quindi, mettendo parentesi, rapporto di dimensioni del gioco. Ok. Quindi qua dentro gli specifichiamo in realtà semplicemente... No. Gli specifichiamo game width e... Beh, in realtà basta che cambia questa parola. E game height. Ok. A questo punto abbiamo modificato la dimensione dell'application surface a quello che ci serve, mettendola comunque a schermo intero. Ora, ci sono un paio di cosucce da fare ancora, però vediamo prima, concludiamo diciamo questo argomento, tra virgolette, e dopo facciamo un paio di aggiustamenti. Quindi, per ora abbiamo modificato la dimensione dell'application surface, ora dobbiamo disegnarla, perché vi ricordo abbiamo disattivato il fatto che venga disegnata automaticamente. Quindi andiamo nel draw dell'obj draw. Ora, io quando l'ho fatto stavo seguendo un diciamo una sorta di guida, delle indicazioni così, e gli diceva di fare in un evento diverso che si chiama pre-draw. Sinceramente non ho provato se fa molta differenza, però voi contate pre-draw. Ok, quindi nel pre-draw gli diciamo draw surface xt. Ora, esiste anche draw surface per disegnare una superficie. Draw surface xt sta per extended, ci dà più impostazioni, più opzioni di personalizzazione su come disegnarla. Quindi ci chiederà quale surface disegnare, application surface. Poi ci chiederà, non mi ricordo se chiede prima, diamo un'occhiata qua, se chiede prima dove disegnarla o le dimensioni, ma credo dove. Vediamo, draw surface. XT. Sì, prima la posizione. Quindi, ora, sarà da mettere in una determinata posizione. Per ora diciamogli semplicemente 0,0, che vuol dire l'angolo in alto a sinistra. Dopo però sarà un po' da aggiustare. Vedremo. Poi dimensioni a cui disegnarla, 1 e 1. Qua ci sta chiedendo in che scala disegnarlo, sia su x che su y. Metto 1 e 1 perché io l'ho già riproporzionata con questa funzione. Dopo ci chiede cosa ci chiede in teoria, il colore. No, in teoria chiede rotation, colore alfa, ok. Quindi, rotation mettiamo 0 gradi. Volendo potete far ruotare la finestra di gioco, se volete. Poi il colore mettiamo meno 1, che è quello di default. Quindi tutto normale. Se mettiamo, per esempio, che ne so, C, red, verrà tutto con una... tutto un po' rosso, diciamo. Mettiamo meno 1, ovviamente. E poi l'alfa, 1. Quindi la trasparenza. Ok, ora abbiamo detto che sono da rivedere un po' questi due valori, no? Dove disegnarla.
perché in questo caso, così com'è, verrebbe disegnata sempre in alto a sinistra, proprio dall'angolo. Se a destra e a sinistra abbiamo delle bande nere, dello spazio vuoto, disegnando in alto a sinistra sarebbe decentrata la finestra di gioco. Avremmo attaccato a sinistra, a destra molto spazio vuoto. Quindi facciamo una cosa del tipo, creiamo due nuove variabili, per esempio x offset e y offset. Allora, x offset sarà, vediamo, window width meno game width, il tutto diviso 2. Perché questo? Perché window width è la larghezza del mio schermo intero. Game width è quanto è largo il gioco. Se io faccio window width meno game width, mi resta solamente la larghezza occupata dalle bande nere, quindi lo spazio vuoto. Se lo faccio diviso 2, trovo la larghezza di una singola banda nera. Quindi gli dico precisamente da dove partire dopo aver tralasciato questa banda nera. Ora, y offset, possiamo fare la stessa cosa per... Facciamo così, no? Copiamo e incolliamo, perché ha senso fare la stessa cosa ma con height. Però se siete stati attenti dovreste notare subito che window height è uguale a game height. Quindi questo qua fa 0, diviso 2 fa 0. E questo ha senso perché in altezza, se noi stiamo facendo il nostro gioco pensato in modo che sia giocato in orizzontale, dovrebbe occupare tutta l'altezza dello schermo, quindi deve essere disegnato in 0. Va bene. A sto punto resta in realtà ancora una cosuccia da aggiustare. Ah sì, comunque qua dobbiamo dirvi, no? Disegniamo in x offset e y offset. Bene. Ora resta soltanto una cosa per aggiustare il tutto, ovvero... se avete delle cose disegnate in un draw GUI event, mettiamo una cosa di commento, con questo codice le cose disegnate in un draw GUI, GUI vuol dire tipo Graphical User Interface, se vi interessa, piccola. Quindi, ok, le cose disegnate in un draw GUI event saranno storte. Praticamente, appunto, se fate questo codice e avete qualcosa disegnato con un draw GUI, mettiamo, non so, la barra della vita del giocatore in alto a sinistra, per esempio, verrebbe tutto storto. Le proporzioni, le dimensioni e la posizione sarebbe tutto storto. Quindi, punto e virgola. Per aggiustare questo problema, facciamo così, così. Per aggiustare questo problema usiamo questo codice. Usiamo un codice che si chiama, diamo un'occhiata su GameMaker, GUI set, ok, display GUI, perfetto, si chiama display set GUI maximize. Questa funzione serve a, gli diciamo che le cose da disegnare con un draw GUI vanno fatte entro una determinata dimensione che gli specifichiamo qua dentro. Ora, cosa gli specifichiamo? Aspettate che controllo velocemente gli argomenti che richiede. Quindi display set GUI, ok, x scale, y scale, x offset, y offset. Quindi allora, x scale e y scale tralasciamo un attimo, mettiamo
così. Quindi X offset e Y offset è semplice soprattutto perché gli abbiamo dato precisamente questo nome, quindi piuttosto intuitivo. X offset, aspettate che lo scrivo come l'ho scritto prima. Offset, ma che dimmi? Hola. Vabbè. Y offset. Ora, qua mancano da specificare, ma ho fatto qualche roba strana con l'underscore, non capisco. Qua mancano da specificare la X scale e Y scale. Ora, queste possono dipendere un po' dal gioco, però tecnicamente dovrebbe essere qualcosa del tipo game width diviso quella che è la vostra dimensione. Quindi se per esempio stavamo facendo l'esempio con 100%, sarebbe diviso 100. Ora, questo non posso assicurarvelo perché io ho provato su due giochi diversi e funzionava in modo diverso, quindi probabilmente dipende un po' da dalle diverse impostazioni che avete. Di base dovrebbe essere una cosa di questa forma. Se non dovesse essere, tecnicamente dovrebbe bastare provare un po' a cambiare, che ne so, tipo game width con display, no, window width, cose del genere. Però di base la forma è questa. E se non è così, provate un po' a fare delle prove, di solito è vicina la soluzione. Ok, con questo cosa abbiamo ottenuto? Praticamente viene disegnata, funzionerà tutto bene, no? Viene disegnata viene disegnato il gioco come era normale, ma risolve il problema dei pixel strecciati. O meglio, dovrei dire, lo risolve quasi del tutto. Nel senso, in realtà, se guardate con attenzione, il problema esiste ancora. Perché comunque, allora, cerchiamo di capire una cosa. Questo problema, l'unico modo per azzerarlo del tutto, proprio eliminarlo, è avere una finestra di gioco che è multiplo preciso della dimensione della view. È proprio l'unico modo, in realtà. Perché, come ho detto prima, per quanto piccoli siano i pixel del computer, comunque sono di una dimensione precisa e sono ben distinti gli uni dagli altri. Quindi è impossibile avere, se volete mettere la scheda intera con una proporzione diversa, è impossibile avere tutto perfetto al pixel. A noi era capitato, lavorando ai nostri giochi, di avere un caso proprio molto serio di stretch dei pixel, e questo codice lo portava a proprio essere molto meno grave, accettabile, ma c'era ancora. Morale della favola, sì, se dovete, se volete avere proprio qualità al massimo, almeno che io sappia, non ci sono soluzioni usando il full screen. Ora vediamo una cosa rapida, però ancora, se voi volete fare che sia comunque, diciamo, full screen, ma abbia i pixel fatti giusti. L'unica soluzione è avere lo sfondo tutto nero. Cioè, magari, non so, vi dà fastidio avere che il gioco sia fatto andare proprio sul desktop come... proprio sul desktop, così avete la finestra del gioco. Volendo potete fare che il gioco è in full screen, ma solo una parte del full screen è usata. In realtà si sta piuttosto poco a fare questo cambiamento, perché qua la cosa da fare sarebbe qualcosa tipo mettere una variabile, mettiamo tipo i uguale a 0. Non serve maiuscolo, ma me la metto maiuscolo, vabbè. I uguale a 0. Cioè, cosa dobbiamo fare noi? Impostare una dimensione di base. Qua non gli diciamo, facciamo che qua non gli diciamo questa cosa, perché qua impostavamo game width, no, height, scusate, uguale a display height. Se vogliamo la massima qualità non possiamo farlo. Quindi
Dobbiamo fare un... Diciamo, l'idea è prendere la grandezza di base, nel nostro caso abbiamo detto 100, e provare a... proviamo dei multipli di questo 100 finché ci stanno nella finestra. Quindi l'idea è fare un ciclo while e gli diciamo while, nel nostro caso sarebbe 100 per i più 1, scrivamoli, per i più 1 è minore o uguale a window height, allora i plus plus, e alla fine gli diremo game height uguale a 100 per i, e dopo gli diremo invece game width, la calcoleremo nello stesso modo rispetto a game height. Ok, quindi ciò che facciamo è mettere i uguale a 0 all'inizio, poi gli diciamo se 100 per 1, perché è 0 più 1, se 100 per 1 è minore di window height, aggiungiamo 1i. Se 100 per 2 è ancora minore, aggiungiamo. Quindi andiamo avanti, poi proviamo per 3, per 4, finché ci sta rendiamo più grande. Quindi viene, con questo codice, faremo la dimensione massima possibile, indipendentemente dallo schermo. Cioè voi potete fare andare questo codice, un gioco con questo codice, su computer, sui telefono, qualsiasi altra cosa, lo metterà alla dimensione massima possibile che evita alcun tipo di stretch dei pixel. Notate anche che in questo caso è necessario questo codice extra per Y offset, perché vi ricordate, vi dicevo, questo qua in realtà è uguale a 0. Adesso questo serve perché l'altezza della finestra di gioco non è sempre uguale all'altezza del display, quindi ci potrebbero essere delle bande nere anche in alto e in basso, e facendo questa cosa ci assicuriamo che la finestra di gioco sia precisamente centrata nello schermo. Ok, ora realisticamente questo comunque è quello che so io. Noi abbiamo fatto ricerca su questo argomento proprio ultimamente perché ci siamo imbattuti in questo problema, e quindi comunque questa è una cosa che tendenzialmente, se dovesse capitarvi il problema, visto che è un problema comune, dovrebbe aiutarvi questa cosa. Poi non so se magari esistono soluzioni migliori, chiaramente è meglio, e anzi fateci sapere se per caso trovate soluzioni migliori, perché appunto con questa soluzione non si può avere un gioco full screen a qualità massima per vedere gli sprite come sono anche nell'editor. Ovviamente, piccola parentesi, questo problema si nota molto in giochi che sono fatti in pixel art, dove i pixel sono molto grandi e visibili. Maggiore la qualità del gioco, meno si nota sta cosa. Ok, questo mi sembra che concluda le cose che volevo dirvi riguardo a questo argomento. Quindi aspettiamo un attimo, fateci sapere se è tutto chiaro o se ci sono domande. Altrimenti vediamo un attimo. Sì, boh, vediamo se ci sono domande, se no, se non ci viene in mente altro, credo non abbia senso andare avanti troppo a lungo, perché lo scorso video è venuto piuttosto, la scorsa live è venuta piuttosto lunga, perché anche aveva un argomento più lungo. Quindi comunque cerchiamo di fare le prossime tenerle un po' più snelle, in modo che siano più comode da vedere anche per chi magari poi le guarda su YouTube. Comunque no, non c'è nessuno in chat, prima c'era una persona ma purtroppo è dovuta andare via, quindi adesso non c'è nessuno, ecco. Quindi se bene, hai concluso, direi che potremmo anche concludere qui, così il video verrebbe anche sì, più corto. Allora magari vediamo un attimo velocemente riguardo alle prossime volte. Io pensavo sarebbe interessante parlare velocemente degli script di Game Maker, perché hanno cambiato il modo in cui funzionano. Piccola parentesi, quando io ho fatto il tutorial sugli script, tipo, l'ho fatto e qualcosa tipo una settimana dopo hanno cambiato come funzionavano.
Quindi boh, vedremo un po' meglio come funzionano, o meglio, comunque, questa è la mia idea, una cosa che avevo pensato. Poi se ci sono altre vostre idee, cose che vi piacerebbe sapere, ovviamente quelle hanno la priorità. Questa era la mia idea, una cosa che avevo pensato, fatemi sapere se vi interessa, vedere gli script e come si possono usare. Praticamente mi interesserebbe farvi vedere un po' meglio come si possono usare in modo più versatile, come si usano su altri linguaggi. Per esempio in Java si fa praticamente tutto a metodi, che è un po' l'equivalente degli script su GameMaker, quindi fare delle funzioni che si occupano di una singola funzione, fanno una singola cosa, e costruire il codice su tanti script che fanno ognuno una singola cosa. Bene, questa era la mia idea. Così, voglio comunque solamente ricordare a tutti quelli che stanno vedendo il video che se hanno dubbi su argomenti o vorrebbero che noi portassimo qualche nuovo argomento, c'è sempre il canale Discord che trovate nella descrizione del video per chi lo starà guardando. Potete iscrivervi, fare proposte, domande, eccetera, eccetera, quindi è molto utile. Inoltre verrete sempre aggiornati sull'andamento delle live, ecco. Ci sono di nuovo. Sì, esatto. Se vi interessa proporre argomenti, avevamo in mente di provare a fare delle sorte di sondaggi, se ci vengono in mente più opzioni riguardo agli argomenti per le live, e pensavamo appunto di farli su Discord. Quindi se siete interessati, Discord è il modo migliore per contattarci. Quindi sì, per ora avevamo pensato questa idea. Fateci sapere se voi avete curiosità. In caso contrario, vedremo se ci vengono in mente anche altre idee, e in caso faremo una sorta di sondaggio lì. Almeno questa è l'idea. Bene. Con questo mi sembra che abbiamo detto tutto. Quindi, poi comunque abbiamo visto che ci conviene fare un po' una sorta di annunciare su YouTube sempre con un video quando stiamo per fare una live. Quindi magari il giorno prima o il giorno stesso cercheremo di annunciare proprio anche da YouTube, perché con questa seconda live che non abbiamo annunciato abbiamo visto che appunto c'era meno gente. Dove poi annunceremo? Su YouTube. Ok. Altro da dire, Mattia? No, nient'altro io. Ok, allora direi che possiamo concludere. Grazie e alla prossima.